Non è mai semplice eseguire quello che gli stilisti desiderano. Nissan, secondo me, ha scelto Ital Design perché ha visto quel qualcosa in più che in tante altre aziende non trovavi. Ital Design ci mette le mani. Ci mette le mani dell'uomo e ci mette la mente dell'uomo che fa vetture da 30-40 anni ed è in grado di metterci le sue e di trovare una soluzione quando sembra non esserci. Abbiamo trovato una vettura molto cattiva, molto stabile, molto rigida, molto coraggiosa e molto particolare. Una vettura che sotto a un design nasconde un qualcosa di singolare, un qualcosa di molto caratteristico. In questa macchina serviva questa possibilità di modificare le forme e le linee del veicolo in maniera molto naturale. E abbiamo suggerito subito di farla in lamiera. Ognuno si crea lo scalpello che interessa, diciamo, può essere più largo o più raggiato, meno raggiato, quindi ognuno si personalizza sempre i suoi attrezzi. Io ho imparato tanto con gli anziani e vedere quello, come lavoravano con gli scalpelli, i martelli, cambiare vari martelli. E quindi ti vedevi modellare questa lamiera che è un'arte. La lamiera dura in eterno, io sarò fedele sempre alla lamiera. E bisogna cercare di capire che cosa c'è in quei 100 mm che ci sono tra la pelle esterna e la pelle interna del veicolo. In quei 100 mm c'è quello che rende il veicolo funzionante, rende il veicolo performante, rende il veicolo utilizzabile in un certo modo. Ogni plancia è come un gioco nuovo. Gli accoppiamenti nero lucido del carbonio e il nero opaco danno a questa vettura sportività ed eleganza, soprattutto questi colori oro degli inserti in alluminio. La precisione in questo lavoro è molto importante per coniugare il carryover della plancia con i nuovi pezzi di stile in carbonio, fissaggi, giochi, curare tutti i particolari. I materiali sono totalmente materiali da stampa in 3D, dalla lente esterna alla parte interna, all'involucro del fanale. La fase più complicata è stata trovare un coordinamento di luce in questo settore, in queste sezioni, in questi spazi, in queste dimensioni. Il posizionamento dei LED è stato pensato in modo tale da dare un buon senso di infinity. La sfida che c'era stata proposta era di mantenere un design iconico imposto dallo stile Nissan e dare un effetto illuminante che fosse qualcosa di piacevole. Siamo riusciti a rivestire una GTR, che è un'icona, con un vestito nuovo, bello, e a rendere qualcosa di già speciale ancora più speciale.